Questa mattina continuiamo a parlare di economia, di divario sociale, lo vogliamo fare attraverso la grande competenza delle ACLI e sono contento di dare il benvenuto, anche se solo virtualmente, al dottor Antonio Russo, che è delle ACLI e il vicepresidente. Buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, buongiorno, ben ritrovati e grazie, grazie sempre per la vostra disponibilità. Allora, dottor Russo, vogliamo parlare di una ricerca importante. Già qualche settimana fa abbiamo approfondito alcuni aspetti legati al divario salariale che c'è tra uomini e donne e tra diverse categorie che compongono il tessuto produttivo del nostro paese. Quest'oggi ci vogliamo concentrare più che altro su una componente geografica. Grazie ad una ricerca, povertà, vulnerabilità e disuguaglianza, la nuova sfida dei territori e delle comunità che avete presentato a Roma il 22 febbraio scorso. E allora emerge un macro dato, potremmo dire, da qui potremmo partire con la nostra chiacchierata. Chi vive nelle aree interne del paese non ha accesso a servizi pubblici adeguati ed è più povero che vive in città. Potremmo dire una sentenza lapidaria, dottor Russo? Beh sì, ma è molto 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 chiaro il quadro che viene fuori dalla ricerca di IREF-ACLI, nel senso che effettivamente chi vive in questi ormai 4.000 comuni in Italia delle aree interne, quindi la prima cosa che può essere utile dire è che le aree interne non sono situate soltanto in una parte geografica del paese, ma in tutto il paese. E quindi ve ne sono in Sicilia, ve ne sono in Sardegna, in Puglia, ma ve ne sono anche in Friuli, Venezia Giulia, piuttosto che in Liguria. Quindi è un problema, prima questione che è opportuno appunto anche dire ai nostri telespettatori, è che ce ne sono dappertutto, quindi. E quindi è una questione nazionale in qualche misura. È impietoso il quadro dei numeri che lei ripeteva prima, ma che è delle circostanze che effettivamente dicono che chi vive nelle aree interne è doppiamente in difficoltà, cioè vive una condizione di fragilità sociale che è doppia rispetto a chi vive nelle aree urbane. Per le questioni che le diceva poc'anzi, uno, l'accesso ai servizi. L'accesso ai servizi è più complicato intanto i servizi di welfare. Non ci sono ospedali nelle aree interne sempre a portata di emergenza, mi lasci usare un termine certo, di nuovo conio. Non ci sono servizi sociali, per esempio per gli anziani, no? Perché spesse volte, anche a causa della spesa, non si investe molto in queste aree del paese, si investe poco e si prova a spostare gran parte dei servizi sociosanitari nelle appunto realtà molto più vicine ai grandi centri urbani. Questa è una prima grande questione. La seconda questione sono i trasporti e la rete dei trasporti. Ci sono aree interne che sono dimenticate davvero da tutti, e cioè il problema lo si vive da quando si è piccolini, da quando si comincia, diciamo, a scuola dell'obbligo in alcune circostanze, no? Fino alle scuole superiori e all'università. C'è un obbligo quasi a doversi spostare, no? Sembra quasi che ci sia una predestinazione. No? In alcune circostanze è anche comprensibile, non possiamo avere un'università in tutti i paesi d'Italia, questo è vero, ma è vero pure che se si vuole far sì, e le ACLI evidentemente pensano che bisognerà investire, bisogna avere un progetto di rilancio delle aree interne nel paese, se si vuole far sì che queste esistano, che continuino ad esistere, perché in alcune circostanze stanno sparendo, e allora bisogna fare degli investimenti, cioè bisogna mettere queste persone nelle condizioni di poter raggiungere il più presto possibile appunto servizi di prima necessità o servizi culturali. E poi c'è la terza questione che io vorrei sottolineare, che non è secondo me indifferente rispetto al futuro dell'organizzazione del nostro paese, è quello, il fatto che queste aree si stanno spopolando. Queste aree stanno desertificandosi, sono aree dove normalmente vivono persone anziane che, diciamo, evidentemente si portano dietro le difficoltà di quell'età. Poi naturalmente qui andrebbe aperta una parentesi relativamente alle politiche, no? Alle politiche che si fanno a favore degli anziani. Sappiamo che ci sono delle riforme
in corso di discussione al Parlamento, ci sono delle leggi anche nuove, insomma, su questo poi se ne avremo tempo ne discuteremo. Quindi sono tre difficoltà abbastanza chiare. E qualche volta queste aree vengono abitate dagli immigrati. E qui naturalmente si apre un'altra parentesi, perché diciamo, piuttosto che alimentare politiche che non aiutano in qualche modo, non aiutano le persone a scegliere questi posti come luoghi dell'abitare, come diremmo, insomma, forse sarebbe opportuno cambiare direzione. Ecco, qui qualche suggerimento si potrebbe dare, ma evidentemente servono degli investimenti che a noi pare in questo momento non ci sia. Insomma, questo è un po' il quadro che ne viene fuori. Ha ragione lei, è un quadro a tinte assai fosche. Dottor Russo, lei ha utilizzato una parola chiave, desertificazione, ecco, perché il direi triste destino, delle aree interne, noi che condividiamo anche le comuni origini della provincia di Foggia, ecco, sappiamo bene perché insomma, tanti comuni piccoli, piccolissimi, purtroppo stanno scomparendo perché ovviamente le opportunità professionali di crescita e di realizzazione personale stanno venendo meno. Allora, che cosa si può fare? Tra l'altro poi vorrei segnalare a mo' di ricordo anche che i vescovi delle aree interne del Sud Italia stanno portando avanti un discorso molto importante con l'arcivescovo di Benevento, insomma Monsignor Accrocca, che sta facendo davvero un grande lavoro riunendo i vescovi appunto di queste aree interne. Secondo lei che cosa si può fare in primis per evitare che ci sia questo spopolamento eccessivo che ovviamente mina anche le basi della nostra cultura, se vogliamo? Ma bisogna avere un progetto, perché in primis questioni così importanti, oltretutto conosciute, Agri IREF certifica di fatti quello che sapevamo già, lo certifica andando naturalmente, entrando nel merito delle questioni che riguardano le politiche di welfare e le politiche dei trasporti. Quindi diciamo che con le ricerche stiamo a posto. Adesso questo è evidentemente un momento in cui è la politica che deve provare a fare un passo avanti. E cosa si può fare? Si possono fare degli investimenti. Intanto si può rendere la vita, ecco, in qualche modo più semplice a chi sceglie di abitare con la famiglia in queste aree. Guardi, se facessimo soltanto un piccolo riferimento, no, ai collegamenti wifi, diciamo, alla tecnologia che in qualche modo oggi ha accorciato le distanze del mondo, ecco, una delle cose che si può fare, che si potrebbe fare abbastanza presto, è fare sì che le linee veloci, il cablaggio, come si chiama tecnicamente, cioè la possibilità che in questi centri, in questi piccoli centri, possa arrivare, appunto, possono arrivare delle linee, dei servizi, ecco, appunto, che consentano l'utilizzo delle tecnologie, soprattutto ai giovani. Questo a me sembrerebbe, diciamo, una delle cose che si può fare. Certamente con qualche investimento, ma in qualche modo, seppur virtualmente, accorcerebbe le distanze. Poi bisogna fare degli investimenti, evidentemente, sul piano socio-sanitario. Le cose più importanti, se oggi questi centri sono prevalentemente abitati da anziani, beh, bisogna fare in modo che queste persone abbiano tutta l'assistenza di cui hanno bisogno. Qui è in discussione, diciamo così, sono in discussione i decreti attuativi della legge 33, quella che agisce sulla non autosufficienza. A noi pare, ecco qui, non per sollevare una critica a tutti i costi, però a noi pare che, diciamo, fino a questo momento quella legge non considera una popolazione tra anziani e tra persone che, caregiver, persone che, diciamo, vivono in questo ambito della non autosufficienza, 10 milioni se ne calcolano. Ecco, probabilmente bisogna fare in modo che quella legge trovi uno sviluppo diverso da quello che sta avendo. Per esempio la domiciliarità. Noi sappiamo che prevalentemente i nostri anziani, le persone non autosufficienti, amano essere curati a casa. Sappiamo che quella è una delle prospettive che dovremmo dare a quella legge. Non ci pare si vada in questa direzione. Quindi politiche sociali, politiche socio-sanitarie. Non è possibile abbandonare tra le montagne o tra le colline, no? O a 200 km da un centro urbano
una comunità che non ha un presidio sanitario. Bisogna mettersi, come dire, a discutere su come queste persone abbiano la necessaria assistenza. E aggiungerei anche politiche che spingano i giovani a rimanere in queste aree, perché noi, a prescindere dalle aree urbane o diciamo anche dalle aree interne, noi purtroppo stiamo vivendo una situazione di grande difficoltà. Noi siamo di fronte, come lei sa, Certo. a un'emigrazione, che purtroppo ci ricorda quella di altri tempi della storia. Quindi attenzione perché se per esempio in alcune parti del paese non ci sono più giovani, questo diventa, come dire, è un danno di futuro. Quindi proviamo a immaginare quali sono le politiche che possono trattenere i giovani su quel territorio. E in ultimo, se ci sono cittadini di origine straniera che scelgono di abitare queste zone perché appunto le trovano in qualche modo anche più alla loro portata. Penso per esempio a tutto il tema dei fitti, no? A Sì. tutto il tema dei fitti, che è un tema molto importante, cioè delle politiche dell'abitare. Bene, a questo punto proviamo ad agevolare che in queste comunità possano in qualche misura essere accolti. Non sempre in Italia abbiamo fatto politiche di questo tipo. Quindi queste sono 3-4 cose che immediatamente potrebbero essere agite affinché la situazione naturalmente cambi. Ecco. Lei, dottor Russo, le chiederei il dono dell'estrema sintesi, ha citato i giovani e uno dei dati che emerge da questa ricerca è il fatto che tanti giovani purtroppo che vivono nelle aree interne ereditano senza alcun consenso, potremmo dire, la povertà dei loro genitori. Ecco, allora magari già iniziando a scardinare questo tipo di meccanismo potremmo assistere ad un incremento della maggior vitalità delle aree interne che abbiamo voluto trattare. Dico bene, le chiedo il dono della sintesi perché siamo in chiusura. Ma sì, è come dice lei, effettivamente, noi viviamo in un periodo della storia assai strano, in cui chi nasce povero, trasmette la sua povertà purtroppo anche ai figli. Questo è un problema. In altri momenti della storia era più facile riscattarsi dalla situazione di difficoltà sociale e della povertà. Questa è la verità. Ecco, quindi bisogna fare in modo che cambino anche le politiche, le misure appunto di contrasto alla povertà, perché soprattutto le giovani generazioni possano scegliere questo paese e anche le aree interne come luoghi dove vivere e dove far vivere auspicabilmente i loro figli. Bene, dottor Russo, io la ringrazio davvero per essere stato con noi. Purtroppo avremmo dovuto approfondire alcuni altri aspetti importanti e significativi di questa ricerca, povertà, vulnerabilità e disuguaglianza, la nuova sfida dei territori e delle comunità. Purtroppo il tempo è tiranno, però magari ci riserviamo di farlo in un prossimo futuro. Io nel frattempo la ringrazio di cuore. Molto piacere. Grazie Magari mille. questa prossima volta in studio, visto che gioco Assolutamente, in casa in questo periodo. assolutamente. L'aspettiamo qui a San Giovanni Rotondo. Grazie, grazie mille. Andiamo in Grazie pubblicità. ancora. Mi saluti da provincia di Foggia, grazie. Assolutamente, grazie.